sugli affreschi degli esterni della nostra città parte da Ponte Pietra e si focalizza subito su uno degli esempi più incredibili e di grande impatto della pittura murale cinquecentesca della nostra città. E anche uno degli esempi meno conosciuti, perché è soltanto negli ultimi anni, grazie alle ricerche d'archivio, che si è potuto dare, poi naturalmente anche agli restauri che hanno posto in luce ciò che era completamente nascosto da croste di sporco, da inquinanti atmosferici, nella fascia sottogrondale del palazzo. Palazzo oggi conosciuto come Palazzo Voghera, che è in parte di proprietà comunale e in parte privata, e che grazie appunto, come dicevo prima, a tutta una serie di indagini archivistiche ci ha permesso di, soprattutto poi al poter ammirare di nuovo, grazie a questi mirabili restauri, tutto questo ciclo di affreschi che riguarda, come si può anche ben vedere, un'attività legata alla, diciamo, lavorazione delle carni e dei formaggi e del latte, perché questa era casa e naturalmente anche bottega di questo grande personaggio sconosciuto di più, Paolo Zignoni, che a cavallo tra la fine del 1500 e i primi anni del 600 realizzò la modifica di questo palazzo che era già esistente. Si può anche vedere che l'andamento della facciata, come si tratti di un assemblaggio di varie dimore medievali, uniformato grazie all'opera di Zignoni per creare un edificio particolarmente gradevole e soprattutto per celebrare quello che era la sua attività. Zignoni, dicevo, era un macellaio e un venditore di formaggi, ma anche produttore. Quindi nei vari riquadri che possiamo ammirare, che sono stati realizzati con una tecnica chiamata del monocromo, cioè c'è un fondo viola, porpora, e le immagini sono molto chiare, nitide, con un colore chiaro, dando l'impressione addirittura di essere statue, cioè il creare un tutto tondo virtuale a trompe l'œil. E soprattutto qua adesso si possono vedere dei tutti che stanno reggendo delle balle dove compare il monogramma PZ con la croce, appunto, Paolo Zignoni.